Qualcosa di mai scritto nella storia del nuoto italiano oggi potrebbe accadere. Nessuna azzurra ha mai vinto i 1500 stile libero all'europeo e l'appuntamento chiama una ragazza che, se dovesse prendere la corona, farebbe un'impresa nell'impresa, accoppiata con gli 800. La principessa, che potrebbe diventare regina assoluta del mezzo fondo del vecchio continente, si chiama Simona Quadarella. Allacciamo le cinture di sicurezza, benvenuti, buon divertimento da Tommaso Mecarozzi. Da Luca Sacchi, buonasera. Perché Simona Quadarella è già lì, a gara iniziata, al comando delle operazioni. Corsia numero 4 per l'azzurra, che alla virata dei 300 metri porta all'aggancio l'avversaria più difficile e più pericolosa della vigilia, cioè Sarah Köhler, Germania. Hanno girato esattamente allo stesso crono, 3:09:52, con un passo abbastanza sostenuto. Non hanno lanciato la gara su ritmi impossibili nei primi 100 metri, nessuna delle due ha avuto il coraggio o, se vogliamo, la necessità di guadagnare un minimo di margine. Sta andando via all'unisono, un po' più veloce nella fase nuotata la Quadarella, migliore nella fase di virata la tedesca. Nella parte alta della vasca, per dovere di cronaca, vi diciamo che nuotano la portoghese Tamila Holub, la slovena Tiasa Oder e l'ungherese Aina Keseli. Nella parte bassa invece, dalla 6 in giù, per il Liechtenstein Giulia Hassler, per la Spagna Jimena Perez e per la Germania Celine Rieder. Simona Quadarella, era una gara in cui lei, sapevamo, potesse gestire i panni della favorita, ma non strafavorita assoluta, perché Sarah Köhler ha saputo crescere tantissimo negli ultimi mesi negli 800 stile liberi. In questa rassegna continentale qualche giorno fa si è piazzata quarta e ai piedi del podio. Lei, che si è laureata campionessa europea sempre negli 800 stile liberi, stile libero in vasca corta a Copenaghen lo scorso mese di dicembre in Danimarca. Una Sarah Köhler che poi, tempi alla mano, ha il secondo tempo al mondo in questa stagione tra chi partecipa a questa finale. Il primo tempo e quarto in assoluto è quello di Simona Quadarella, ma come abbiamo detto, questa è una finale molto difficile, per niente scontata. Köhler molto delusa dalla finale di 800 sia a livello cronometrico che di piazzamento, si è riproposta al giorno dopo subito con un 1500 di grande qualità già dalle batterie, un 1500 il secondo in assoluto, qualcosa più lento rispetto a quello di Simona Quadarella, e oggi dimostra di avere tutto per poter essere avversaria molto impegnativa per la romana. Bene fino a questo momento anche Aina Keseli, l'ungherese, seconda nel 800 metri. Ha perso qualcosa subito la giovanissima in corsia 3 nella prima parte di gara, e poi di fatto adesso sta girando esattamente sullo stesso passo della coppia di testa. In ogni senso di vasca, sia Simona Quadarella che Sarah Köhler lanciano un'occhiata nella corsia di fianco per vedere il posizionamento dell'avversaria, per vedere se c'è qualche segno di cedimento o al contrario se c'è qualche segnale di accelerazione e di progressione. Entrambe nuotano più o meno su parziali da 32 secondi per ogni vasca, anche in questo caso 32.05 Simona Quadarella, 32.07 Sarah Köhler, sono di fatto appaiate. Impressionante la regolarità della coppia di testa, gli ultimi 5 da 50 li hanno notati tra il 31.99, il 50 più veloce, il 32.10, il 50 più lento, quindi con uno scarto davvero minimo. Adesso Quadarella, che sembra guadagnare un minimo di fiducia e sicuramente un minimo di spazio, qualcosa avanti in ingresso di virata, che però perde immancabilmente all'uscita della stessa. Si è staccata in maniera più sensibile nella primissima parte di gara l'ungherese Aina Keseli sulla prima accelerazione di Simona Quadarella e di Sarah Köhler. Ora ha smesso di perdere spazio nei confronti delle due che conducono la gara. L'ungherese, incitata costantemente dallo staff tecnico della nazionale magiara, è lì a meno di 2 secondi di distanza sia da Simona Quadarella che di Sarah Köhler. Vediamo il parziale di Simona in questa virata, 6:53:48 il tempo complessivo ai 650 metri, un sotto 32, accelerato un pochino Simona Quadarella, subito risposto però Sarah Köhler. Esatto, 3 decimi meno rispetto allo standard e una risposta immediata della tedesca, che però già inizia a mettere a sprazzi la gambata, come a voler dire non ce la faccio più a seguirti sul passo, devo aggiungere un minimo di potenza per riuscire a rimanere a contatto. Scivola all'altezza della vita di Simona Quadarella, prima era alla spalla, per cui il vantaggio che si vede anche a occhio nudo, non solo a livello di cronometro. Potrebbe essere
un primo momento buono per Simona Quadarella per provare a scappare dalla marcatura di Sara Köhler, che ora ha uno svantaggio di poco più di mezzo secondo nei confronti dell'azzurra. Azzurra che ha accelerato ulteriormente, molto vicino ai 31 secondi e mezzo nell'ultimo 50, un po' più alto il parziale di Sara Köhler, non moltissimo. Ha perso qualcosa la tedesca. Probabilmente non si aspettava un cambio di passo così alla distanza, quando manca ancora metà gara esatta in questo momento. L'accelerazione è venuta ai 600, tra i 600 e i 650. Sta facendo danni, perché qua sgretola il muro. Quadarella che sta volando. E attenzione, attenzione, perché qui ci siamo. Questo potrebbe essere il momento chiave della gara e siamo a metà. La virata dei 750 metri che è volata via una vasca fa, e Simona Quadarella che ora ha un vantaggio molto sensibile nei confronti della tedesca, che è ben dietro la linea delle caviglie dell'azzurra. Simona Quadarella ancora un'accelerazione, scesa sotto il 31 e mezzo per ogni 50. Sara Köhler invece nuota vicino ai 32 secondi. Potrebbe essere questo il momento in cui Simona Quadarella può provare la fuga. Salita la sua frequenza in maniera evidente, è ottimo sempre l'appoggio delle gambe che le permette una grande stabilità del tronco a seguire, non c'è alcuno sbandamento, respirazione che oramai si è fissata ogni tre bracciate per Simona Quadarella, solo in prossimità della virata respira due o tre volte sul lato destro per poi tuffarsi di nuovo, respingere e rilanciare nuovamente l'andatura. Dai che sta scappando, dai che sta scappando Simona Quadarella dalle grinfie di un'avversaria che ora fa molta fatica nel tenere la stessa andatura dell'azzurra. 2 secondi e 5 centesimi lo svantaggio di Sara Köhler alla virata precedente. Controlliamo da quest'altra parte della vasca quando saremo ai 900 metri e quindi a due vasche dai due terzi di gara. Il parziale di Simona Quadarella 9:30 e 83, e ancora una vasca da 31 secondi e mezzo, ed ora ha rallentato, e come si è rallentato la tedesca, 32 e 18, molto più lenta rispetto all'azzurra, molto più lenta. Simona Quadarella può provare a volare fin da adesso verso la medaglia d'oro. Sono 200 notati al di sotto del minuto e 3 secondi per Simona Quadarella, quindi dopo un passo di stabilizzazione a 1.4 ha tirato il doppio colpo al di sotto dell'1.3, e se può rispondere a un primo attacco quando poi si replica sulla stessa velocità diventa veramente complicato. Il differenziale rispetto alla gara degli 800 di 11 secondi più 11 secondi al passaggio per la Quadarella dice che ha ampiamente margine per mantenere questo ritmo, anzi per scendere ulteriormente come passo, e lo sta facendo. Una Simona Quadarella che ha dimostrato anche in questa circostanza una intelligenza assoluta, una prima metà di gara in cui si è resa conto di quale fosse l'andatura corretta, una prima metà di gara in cui ha controllato l'andatura della sua avversaria principale, la tedesca Köhler, che continua ad annaspare alle spalle dell'azzurra. E poi dai 750 metri in poi l'accelerazione improvvisa, rabbiosa, la progressione di Simona Quadarella, che ora si ritrova ad avere un margine preziosissimo, 3 secondi e 30 di vantaggio sulla Köhler. Rallentato leggermente la Quadarella in quest'ultimo 100, 1.36, comunque più veloce rispetto alle inseguitrici. Non ha tenuto il passo la Köhler e ovviamente non ha tenuto il passo neanche la Keseli. I distacchi oramai si stanno fossilizzando, o perlomeno sembra alquanto improbabile che invertano la tendenza, si allungano progressivamente di vasca in vasca, altri 5 decimi guadagnati dalla romana. Stanno alzando bandiera bianca. Oramai è quasi fatta, anche se manca molto alla fine, non bisogna dare niente per scontato, ma dal nostro monitor, con i parziali, con i rilevamenti cronometrici, è palese la fatica che stanno facendo sia la Köhler che la Keseli nel tenere il passo di Simona Quadarella, che ora o ha un crollo inimmaginabile, non pensiamo proprio che ci sarà, oppure ha la medaglia d'oro in cassaforte. Simona che continua a guadagnare oltre 4 secondi di vantaggio sulla Köhler. È la prima volta che la sua bracciata non sembra così convinta come prima. Dopo la virata dei 1100 ha iniziato a sbandare leggermente, a essere un po' meno fluida, un po' meno efficace, però mantiene sempre questa bracciata estremamente fitta ad alte frequenze e comunque sempre in spinta. L'ha sporcata un po' leggermente, perlomeno per la fase aerea, ma sotto continua a essere efficace. Allora forza Simona, perché se comincia a morderti la fatica è qui che bisogna stringere i denti, è qui che bisogna far venire fuori il carattere della campionessa, quel carattere
che l'ha portata sul podio mondiale a Budapest la scorsa estate. Bronzo in questa distanza dello stile libero, la gara che l'ha rivelata al mondo e che l'ha lanciata tra le più grandi mezzofondiste del pianeta. Simona Quadarella ora in prossimità dei 1200 metri, manca non molto alla fine della gara, vediamo il parziale, però è 31,67, ha rallentato leggermente ma ancora non ha assolutamente ceduto. Simona Quadarella nuotano invece molto oltre i 32 secondi sia la Köhler che la Cheseli, e il vantaggio di Simona, sebbene di poco, è aumentato ancora. Sì, è estremamente complicato in questa fase, quando viene a trovarti la fatica a riuscire a mantenere alta la concentrazione, anche perché lei sa benissimo che la gara non le può più sfuggire. Inizia a inserire la gambata, evidentemente va a cercare energie nel serbatoio di riserva, le trova però, perché sale ancora come frequenza di bracciata, rimane più o meno stabile sullo stesso tempo. Inquadrato poco fa anche l'allenatore di Simona Quadarella, Cristian Minotti, che incitava la propria ragazza, la propria allieva, perché c'è un quasi 5 secondi di vantaggio da gestire da qui alla fine nei confronti di Sara Köhler, e tra poco mancheranno 4 vasche al termine, 4 vasche ora separano Simona Quadarella dalla medaglia d'oro. Ancora bene, ancora abbondantemente sotto i 32 secondi sia all'andata che al ritorno, mette ulteriore margine tra sé e la Köhler. Cheseli saldamente in terza posizione, Quadarella 200 metri all'arrivo, mancano meno di 4 vasche, inserisce ancora la gambata, ogni tanto a sprazzi la va a pescare, poi la lascia, poi la riprende. Podio che si sta concretizzando, posizioni che si stanno cristallizzando per quello che riguarda i tre gradini. Quadarella, Köhler e Cheseli sono i nomi che saliranno sulle tre piazze buone, e questo lo possiamo già ufficializzare. Quello che non ufficializziamo ancora è l'ordine, perché nello sport come nella vita e nel nuoto in particolare può succedere di tutto, lo sappiamo, e ne abbiamo viste tante di tutti i colori in questi anni, quindi aspettiamo con una Simona Quadarella che in ogni caso è vicinissima alla vittoria, con un margine che adesso andremo a controllare se è cresciuto ancora di più oppure no. C'è il suono della campana, significa che mancano 2 vasche alla fine. Simona Quadarella passa 14:49:18, 31:84 il parziale dell'ultima vasca, è sempre meglio rispetto a quello delle sue avversarie ed il vantaggio è ulteriormente salito, 5 secondi e 94 centesimi. E ha un obiettivo oltre al titolo, notare al 15:50, e deve dare un'accelerazione secchissima nell'ultima parte di gara. Vediamo cosa riuscirà a fare questo fondamentale penultimo 50. La virata di Simona Quadarella, manca una vasca alla fine, è la finale europea dei 1500 stile libero con l'azzurra che ha un vantaggio enorme nei confronti di Sara Köhler, Germania, e di Ayna Cheseli, Ungheria. Mancano poche bracciate, sono pochissime le bracciate che separano Simona Quadarella dalla storia del nuoto italiano. Simona Quadarella sempre più vicina, mancano 5 metri ora, 4, 3, 2, 1, game over. Signore e signori, Simona Quadarella è campionessa d'Europa nei 1500 stile libero ed è la prima italiana di sempre a salire sul podio di questa rassegna continentale con una medaglia d'oro al collo. Mai nessuna nella storia c'era riuscita prima di lei.